Eccoci pronte per un altro video, sempre della, chiamiamola, catena dello spolverino. Non so se avete visto il mio video precedente dove spiegavo il motivo per cui sto facendo una serie di video mirati a spiegare determinati punti. E questo perché sto preparando un LAC sul mio gruppo Facebook dove insegnerò a fare uno spolverino che ha un bordo che a scelta chi seguirà il LAC può farlo o a un modo o all'altro, e per aiutare in questa scelta ho pensato di fare una serie di video con dei punti particolari che potrebbero essere adattati benissimo a questo scopo. Ieri vi ho fatto vedere le noccioline, oggi vi faccio vedere il punto graffe. Allora, per fare questo punto occorrono un numero di punti multiplo di 3 più i due punti di vivagno, per cui io per il campioncino ho messo 20 punti, togliendo i due di vivagno sono 18, quindi i punti vanno benissimo. Ricordatevi sempre, multiplo di 3 più i due di vivagno. Come dicevo ieri nell'altro video, per il campioncino facciamo solo un punto. Se chi farà lo spolverino, io consiglio di farne due di vivagno per parte, in modo poi da poter avere spazio per cucire il davanti con il dietro. Comunque cominciamo il punto. Allora, il punto si inizia dal rovescio del lavoro, si deve fare su una base di maglia rasata diritta, però l'inizio del punto parte dal rovescio. Il primo punto, diciamo, di lavorato è parte dal rovescio. Allora partiamo con un punto di vivagno che io, come sapete, non lavoro e faccio sempre il rovescio, poi due maglie rovesce, un gettato, tre maglie rovesce, un gettato e tre maglie rovesce, sempre fino alla fine del ferro. 3, un gettato. Mi sono dimenticata forse di dirvi che per fare questo punto occorre il ferro ausiliario. Quindi siamo arrivati a 3, un gettato, tre rovesci, un gettato, tre rovesci ed un gettato. Gli ultimi due saranno rovesci. E questo è il primo giro del punto graffa. Secondo giro sul diritto del lavoro. Adesso avete bisogno del vostro punto, del vostro ferro ausiliario. Allora, primo punto di vivagno. Ora dovete mettere sul ferro ausiliario il punto che vi trovate subito dopo, facendo cadere dal ferro di sinistra il vostro punto gettato e lo posizionate sul davanti. Lavorate due maglie a diritto e adesso lavorate a diritto il punto che avete sul ferro ausiliario. Riprendete sul ferro ausiliario il punto seguente facendo cadere il vostro gettato, così lo fate cadere. Rilavorate a diritto i due punti seguenti. E per terzo, se ci riusciamo, il punto che avete sul ferro ausiliario, che potete lavorarlo direttamente dal ferro ausiliario o, se vi rimane più semplice, lo rimettete sul ferro di sinistra e lo lavorate. Forse facendo così evitate, come è successo a me, che cada il ferro ausiliario. Quindi ancora mettete sul ferro ausiliario il punto, fate cadere il gettato, lavorate i due punti seguenti a diritto, rimettete il punto sul ferro sinistro o lo lavorate direttamente dal ferro ausiliario e lo lavorate a diritto. È un po' noioso, però è molto bello. Ferro ausiliario, facendo cadere,
due punti diritti e riprendete il punto. Tutto il ferro così, sino alla fine. Poi sul rovescio dobbiamo cambiare. Finite tutto il ferro così. Il vostro ferro terminerà con la lavorazione del punto che avevate messo sul ferro ausiliario. Vedete che facendo un solo punto di vivagno, se voi pensate di dover unire questa parte a un'altra parte da cucire, vi ritrovate che qui avete questo buchetto. Se invece fate due punti di vivagno, praticamente voi vi trovate in questa posizione e avete tutto lo spazio per cucire un davanti ad un dietro. Spero di essermi spiegata. Allora, ci ritroviamo adesso a fare il terzo giro di punto operato. Il terzo giro sarà così: un punto di vivagno, un rovescio, un gettato e tre rovesci. Un gettato e tre rovesci. Un gettato e tre rovesci. Voi vi chiederete perché dobbiamo fare un gettato che poi in pratica non lo lavoriamo. Si fa il gettato anche se nel punto originale il gettato non c'era, però avendo provato e non facendo il gettato, quando voi andate ad incrociare quel punto solo, il lavoro stringe e la freccia non rimane molto in evidenza. Invece facendo il gettato, questo l'ho sperimentato io così, facendo il lavoro, facendo il gettato vedete che questo gettato rimane molto grande e in evidenza e il lavoro non vi stringe, rimane uguale al pezzo di rasato che era stato fatto come base per iniziare il lavoro. Se invece, se voi volete provare a farlo, non fate il gettato e il punto lo incrociate, vedrete che il lavoro tende leggermente a stringere. Allora, per renderlo più omogeneo, ho pensato che con un gettato sarebbe rimasto, ripeto, più in rilievo e più preciso nella misura. Adesso facciamo il quarto ferro, poi dopodiché dovete ripetere sempre questi giri. Un vivagno. Sul ferro ausiliario adesso mettete i due punti diritti e li posizionate sul dietro anziché sul davanti come avevamo fatto prima. Prima il punto l'avevamo posizionato sul davanti, adesso lo posizioniamo sul dietro. Qui ho perso il filo, eccolo qua. Allora viene detto il gettato, due punti diritti sul ferro ausiliario. Andiamo a lavorare il punto diritto che ci troviamo sul ferro di sinistra facendo cadere il gettato. Il gettato lo facciamo cadere e lavoriamo il diritto. Poi lavoriamo i due punti che abbiamo messo sul ferro ausiliario che se volete, come vi ho detto prima, ve li riportate sul ferro di sinistra e poi riprendiamo due punti diritti, li mettiamo sull'ausiliario. Facciamo cadere il gettato, lavoriamo il diritto, ecco adesso li riportiamo sul ferro, si vede, li riportiamo sul ferro di sinistra e lavoriamo i due diritti. Io vi dico personalmente il secondo ferro, cioè quando portiamo sul davanti l'unico punto, rimane più facile metterlo sul ferro di sinistra e lavorarlo. Invece nel terzo ferro, quando prendiamo i due punti diritti e li mettiamo sul dietro del lavoro, direi che rimane più semplice lavorarli direttamente dal ferro ausiliario. Però questa è una cosa soggettiva che vedrete voi se farete questo punto. Quindi facciamo cadere il gettato, lavoriamo un diritto e come vi dicevo andiamo a lavorare direttamente dal ferro ausiliario i due punti che avevamo lasciato in sospeso. Riprendiamo gli altri due, li posizioniamo sul dietro del lavoro, facciamo cadere il gettato, lavoriamo il diritto e andiamo a lavorare i due punti direttamente dal ferro ausiliario. Riprendiamo i due sul dietro,
facciamo cadere, è già caduto, il gettato, lavoriamo il diritto, facciamo i due diritti direttamente dall'ausiliario e andiamo a riprendere gli altri due diritti che andiamo a mettere su dietro, facciamo cadere il gettato, prendiamo l'ultimo diritto e lavoriamo gli ultimi due punti dall'ausiliario. È ripetitivo, lo so, però magari a forza di dirlo rimane più impresso. Ecco, con questo avremo finito i nostri quattro giri di punto graffe. Si prosegue per l'altezza del bordo che volete fare. Quindi se voi volete fare soltanto un motivo di punto graffe, cioè questi quattro ferri, poi continuate col rasato facendo il rovescio, poi il diritto, poi il rovescio e via. Se invece volete continuare con il punto graffe, a questo punto dovete fare due soli ferri di rasato e quindi farete un giro di rovescio e un giro di diritto e continuerete con il vostro punto graffe. Io adesso vi faccio vedere ancora un po' di lavorazione così, cioè unita e non solo una riga, perché per fare il bordo di questo spolverino di cui vi ho parlato all'inizio del video dovete fare un bel bordo e stanno meglio molto ravvicinate. Quindi adesso andiamo a fare un giro di rovescio e un giro di diritto e poi ricominciamo col punto graffe. Ecco, questi sono i due giri che separeranno la prossima lavorazione di questo punto. Quindi ricominciamo dal rovescio, poi ormai siete in grado di farlo da solo, ma facciamone ancora uno. Iniziamo dal rovescio con un punto di vivagno, due rovesci, un gettato e tre rovesci, un gettato e tre rovesci. E adesso continuate così facendo, ripetendo sempre i primi, diciamo i primi sei ferri, nel senso che il primo ferro è questo che stiamo facendo, il secondo è l'incrocio della graffa con il ferro ausiliario sul davanti, poi un altro giro sul rovescio dove andremo a fare il gettato, il quarto giro dove i due punti sul ferro ausiliario saranno messi dietro e poi un giro di rovescio e un giro di diritto per distanziare la lavorazione delle graffe. Ecco, ho fatto ancora un motivo completo, come vedete almeno a me sembra molto bello questo punto. È adattissimo per tante cose, anche un golfino per un neonato, un berrettino per un neonato, anche per una ragazzina, maschietto non lo vedo, un neonato sì, ma per un bambino diciamo che lo vedo più adatto per una femmina, già di 4-5 anni, ecco. Altrimenti anche una copertina sarebbe carina. Forse avete capito che a me piace tanto lavorare per i bambini. La cosa che preferisco è lavorare i ferri e lavorare e fare cose per i bambini. Non perché siano più piccole e si faccia prima, anzi, sono lavori che sono molto più lunghi perché devono essere molto meglio rifiniti e nelle rifiniture è molto più difficile, è molto più difficile fare le rifiniture, eseguirle bene nei lavori per i neonati, prima di tutto perché i ferri sono più piccoli. E non si può fare un vestitino, un golfino per un bambino con dei ferri del 5, del 6 o su di lì. Diciamo che capottina ancora, ma un vestitino no. E quindi le rifiniture richiedono molto più tempo e precisione, però io adoro lavorare, fare le cose per i bambini. E quindi tutti i punti che faccio poi riesco a inserirli anche in un lavoro per bambini. Vabbè, ora ho divagato, non c'entra niente questo. Dicevo, ritornando al punto, allo spolverino, secondo me è molto adatto, sta molto bene. Vedete voi quale scegliere. Vi saluto e al prossimo video.